Collegano la telecamera in maniera che non. Sì. Ok. Professor Mornati, Sono io, lei sì. sono Amalia De Luigi. Sì, buongiorno dottoressa, Dato che buongiorno. poi registriamo su YouTube che rimane, se potesse illuminarsi un pochettino di più, se no rimane una cosa molto buia perché la sto Sì, vedendo molto buia. Grazie. accendo la luce. Ok, siete in linea, potete iniziare. Eccoci. Potete iniziare, siete in linea. Sì, dunque io non vi vedo, però buongiorno a tutti. Non so se mi sentite, ecco. Io Forte e ti sento chiaro. bene. Eccoci. La sentiamo anche i Ecco, ciao bisogni. Gian Domenica. Ciao Sì, Fiorenzo, ciao a tutti. ciao Giorgio. Marco, ciao, ciao a tutti. Dunque, ciao Simonetta, ciao. Ciao. Ecco. Ciao, Ciao Giando. Ciao ciao Lino. Lino, ciao, Ciao, ciao. ciao. Marco. Marco. Ciao. Marco, vediamo un po' se compare. Boh. Ecco, Marco c'è. Vabbè, allora, sperando che tutti possiate sentire, vi ringrazio di cuore per aver aderito a questa iniziativa, cortese iniziativa della Fondazione Einaudi, che concerne appunto una chiacchierata sulla trilogia paretiana che ho pubblicato in questi anni. Doveva condurre il professor Portinaro, il quale ha un problema tecnico. Speriamo che possa risolverlo nel frattempo. E comunque, insomma, possiamo iniziare noi, appunto. È proprio una, così, una conversazione amichevole sull'argomento che conoscete, quindi ognuno, insomma, è invitato a esprimere le sue impressioni, le sue sensazioni su quello che sottoscritto ha pubblicato appunto su Pareto e poi appunto se volete vi risponderò nella misura in cui sarò in grado di rispondere alle vostre obiezioni. Mi pare che Pierpaolo Portinaro avesse stabilito un ordine alfabetico di presentazione degli interventi. E quindi dovrebbe iniziare, vediamo un po' chi sono gli sono Baruchello, Dardi e Portinaro là e Ilaria Riccioni e poi appunto gli altri amici che si sono collegati. Quindi cederei la parola per il momento, quindi inizialmente, appunto a Giorgio Baruchello dell'Università di Reykjavik, che Ah, prego. cortesemente si è occupato insomma, della trilogia recensendo i vari tomi. Quindi è proprio uno che ha avuto la pazienza infinita di studiare a fondo le mie pubblicazioni. Ecco, appunto. Prego Giorgio, appunto. Ti Esporre ringrazio qual. Fiorenzo. Io lavoro presso l'Università di Akureyri, che è più a nord di Reykjavik. Ancora questo è proprio il Polo Ci Nord. siamo estremamente vicini al circolo polare artico. Beato te. Ma ogni febbraio mi chiedo se ho fatto bene, anche perché quando ricevetti una proposta per venire qua su a lavorare, avevo ricevuto anche una proposta per lavorare alle Barbados, nei Caraibi. E, insomma, ogni
Ogni febbraio guardo fuori dalla finestra e mi chiedo che cosa stia facendo quassù in Islanda. Ma vabbè, battute a parte, oramai dopo 17, quasi 18 anni di carriera nordica, insomma, mi sono più che adattato e non posso lamentarmi. Così come non posso lamentarmi del lavoro di Fiorenza, che ho avuto la gioia di leggere e recensire in questi anni. La recensione del terzo volume non è ancora uscita, ma le due precedenti invece sono state pubblicate sul Journal of the History of Economic Thought. E, posso, visto che abbiamo circa 10 minuti a testa, dire semplicemente una cosa, che questa è stata la mia esperienza, ma credo che che probabilmente la troverete significativa anche voi. Leggere questa biografia intellettuale così dettagliata, così ricca, così ben ricercata, mi ha permesso di cogliere l'esperienza scientifica e accademica di Pareto nel suo complesso. Il lavoro di Fiorenzo offre una visione d'insieme che noi studiosi inevitabilmente tendiamo a perdere o a non avere una chance concreta di cogliere, perché ci concentriamo su aspetti specifici e particolari dell'opera di un pensatore di questo livello. E forse per via anche dei rigori artici con cui mi devo confrontare quassù ad Akureyri, l'immagine che ho dedotto da questi tre volumi, quindi non solo il terzo che è al centro della discussione odierna, ma proprio dell'intera opera di Fiorenzo, ve la presento con un'immagine, condivido lo schermo e vedo se riuscite a... Ah, ok, mi viene detto che non ho la possibilità di condividere le immagini. Potete correggere la cosa in corso d'opera oppure è troppo complicata? Può condividere l'immagine, è costo. Ok, allora ci provo. Benissimo. Ecco, l'immagine che ho colto è questa. Quella di un fiatore con un orso alle calcagna che fa una fatica incredibile a risalire la china di una montagna innevata ed altissima. Perché dell'orso, vabbè, forse non avremo tempo e modo di parlarne, ma se andiamo a vedere che cosa ha compiuto Pareto nella sua carriera, è stata un po' quella di cercare di risalire una montagna molto alta, che è quella che ci porta alla vetta della comprensione delle attività umane nel loro complesso, su due sci che tendono inevitabilmente a spingere in direzioni opposte, se non ad incrociarli. E questi due sci sono, da un lato, l'economia teoretica o pura, e dall'altro la sociologia generale. Perché da un lato si ha una scienza speculativa, deduttiva, a priori, basata sostanzialmente sul modello della matematica, che produce un futuro deducibile sulla base dei suoi assiomi, ma non impartisce comandi perché è consapevole del fatto di essere estremamente astratta. Dall'altro si ha invece una scienza empirica, induttiva, a posteriori, basata sui modelli della fisica e della chimica, soprattutto per quel che riguarda Pareto, ma in base anche a certi commenti che Fiorenzo ha colto nei suoi scritti, l'entomologia, volendo avvicinare i movimenti dell'umanità come quelli delle formiche, diceva il Pareto, che in teoria non può predire che cosa avverrà,
perché è limitata all'osservazione del presente e del passato sulla base dei documenti disponibili. E che, nuovamente, se è metodologicamente consapevole, non impartisce comandi perché si limita a descrivere. È una scienza descrittiva, non normativa. Ed è basata sul fatto e consapevole dei propri limiti. La tensione però s'accresce perché, da un lato, se guardiamo all'economia teoretica o pura sviluppata dal Pareto nel contesto della tradizione neoclassica, ci sono determinati assiomi ed alcuni corollari che sono in netta controtendenza rispetto alla realtà storica delle economie. Il libero scambio come un qualcosa di reale e osservabile, l'eliminazione delle dogane, di tutti gli ostacoli al libero commercio, la tendenza all'equilibrio negli scambi economici come di nuovo un assunto e una neutralità assiologica quantomeno proposta per cui ciò che conta sono le preferenze dei singoli individui capaci di esercitare domanda nel mercato. Dall'altro lato, poi invece, quando abbiamo a che fare con la storia delle società vere e proprie, il Pareto stesso coglie ben altro. Lo scambio, più che libero, è spesso e volentieri coatto. Ad esempio, il caso della Libia nel 1911, la cui invasione il Pareto riteneva una buona idea, che vide comuni delle popolazioni berbere privatizzati con l'uso della forza armata, che tra l'altro fu un evento che ripeté per l'ennesima volta un canovaccio visto quantomeno dalla fine del XV secolo. Nelle Americhe e poi in gran parte del pianeta. C'è poi il fatto che Pareto stesso osserva quanto la creazione di strutture che ostacolano il libero scambio e il commercio su scala nazionale ed ancor più internazionale abbiano spesso e volentieri delle ragioni anche condivisibili alle loro spalle, come il favorire la crescita di una determinata industria o il permettere ad una nazione di recuperare la distanza rispetto ad un'altra che è partita prima. Vi sono tendenze pronunciate verso disequilibri crescenti all'interno delle economie storiche, piuttosto che a un qualche equilibrio ideale. E poi c'è il Pareto che probabilmente conosciamo tutti e che a volte può far innervosire o fa sorridere, in cui si sprecano giudizi e pregiudizi nei confronti di tutti coloro i quali non la pensano come lui. O da una scienza descrittiva si passa ad una serie di improperi e contumelie nei confronti di determinati fenomeni che poi a ben guardare potrebbero essere anche comprensibili e spiegabili attraverso i principi stessi della sua sociologia generale. E questo fondamentalmente ci rimanda a una tensione ultima che c'è tra due antropologie filosofiche opposte che stanno alla base una dell'economia teoretica pura e l'altra della sociologia generale e dello studio, se volete, empirico dell'umanità. Da un lato c'è l'homo economicus ereditato dalla economia politica classica, per cui l'essere umano è visto come una macchina appetitiva, insaziabile, isolata, edonistica, egoista, cosciente di tutti gli ostacoli che si frappongono tra sé e l'oggetto prescelto delle proprie preferenze, in condizioni di scarsità date per scontate, razionale nel senso minimo della coerenza tra mezzi e fini, che beneficia ed aspira a condizioni di libertà massima.
dall'altro lato c'è un'osservazione schietta dell'Homo sapiens, o che tanto sapiens non è a volte, un organismo dai bisogni vitali saziabili, che vive in condizioni di vita associata, con codici morali che ne guidano il comportamento, capace di comportamenti altruistici, e in primo luogo quelli verso la propria prole, ignorante in maniera estesa e inevitabile riguardo agli ostacoli che si frappongono tra sé e l'oggetto delle proprie preferenze, in condizioni che possono essere di scarsità talvolta o anche di abbondanza in altre, e razionale in molti più sensi. Razionale, se volete, anche in una chiave tradizionale, scolastica, aristotelica, per cui ci possono essere delle ottime ragioni alle spalle di determinati codici morali e forme di vita associata, ma anche molto irrazionale. E qui Fiorenzo ha colto nel segno, in un suo resoconto molto succinto ma efficace, della teoria dei residui di Pareto, e che è disgustato talora dalla libertà proposta dai liberali come Pareto stesso. Perché, e questo è un punto, devo essere sincero, che ho trovato molto originale nel lavoro di Fiorenzo, con questo concludo, il Pareto a un certo punto della sua carriera sembra quasi anticipare determinate tesi che Karl Polanyi farà famose negli anni 40 del XX secolo, su come i principi del liberalismo non colgano determinate condizioni necessitanti e necessarie della vita umana e quindi portano a conflitti molto profondi tra l'ordine economico e quello sociopolitico che cerca di permettere all'ordine economico di sussistere senza sussulti. Ecco, questo è quanto mi sento di dire, e credo di aver preso giusto 9 minuti, e mi fermo qui. Poi eventualmente avremo modo di discutere ulteriormente e approfondire queste mie osservazioni. Benissimo. Io sono ricomparso, chiedo scusa ai colleghi, ma naturalmente c'è stato un problema di rete. Mi sentite? Sì. Sì, benissimo. Sì, sì. Benissimo. Vedo però che ve la cavate bene con l'autogestione, forse sarebbe la cosa migliore proseguire in questo modo. Quindi vi risparmio anche la breve introduzione che avrei fatto per la presentazione anche dei relatori. Direi che però proseguiamo, semmai diciamo qualcosa dopo, e darei a questo punto la parola a Marco Dardi dell'Università di Firenze. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, anch'io cerco di stare nei 10 o poco più minuti, insomma. Come Fiorenzo all'inizio diceva, ditemi le vostre obiezioni. Io in realtà non ne ho di obiezioni, ho apprezzato moltissimo il lavoro che lui ha fatto nel corso dei 3 volumi, quindi è un lavoro di anni, figuriamoci, insomma, è un lavoro impareggiabile. Ho approfittato di questo lavoro anch'io per ritornare su Pareto, ripercorrere la sua vicenda biografica e quindi anche le opere. Ho apprezzato moltissimo nel metodo espositivo di Fiorenzo il fatto di aver lasciato parlare Pareto, in sostanza, che vuol dire aver lasciato parlare un autore che, fra tutti gli economisti che conosco, forse è il più introspettivo. È un autore che veramente continuamente riflette su quello che sta facendo, il senso, i limiti di quello che sta facendo, eccetera, eccetera. Per cui la biografia intellettuale di Pareto non è soltanto la storia delle vicende dei suoi progetti scientifici, ma anche in un certo modo una storia interiore.
di come lui stesso matura la consapevolezza di quello che sta facendo e la consapevolezza di certi limiti di quello che sta facendo. Allora, come Giorgio, anch'io sono, diciamo, grazie alla lettura di questo lavoro di Fiorenzo, che ho accompagnato anche con frequenti ricorsi ai testi di Pareto, andare a rivedere certe cose sullo stimolo della lettura della sua biografia, mi sono fatto un'immagine d'insieme, che insomma non è nuova per carità e non è nuova nemmeno per me, nel senso che insomma un pochino l'avevo pensata, però ne ho trovato conferma nel lavoro di Fiorenzo. E l'immagine, considerando appunto anche questo aspetto di biografia interiore che viene fuori dalla lettura dei testi, è quella di una vicenda biografica che magari ne possiamo discutere, io la sparo così come mi viene, in qualche modo sembra un cammino nella disillusione. Abbiamo un personaggio che agli esordi, siamo intorno al 1890, è tutto luce, come dire, un personaggio in un certo senso perfettamente soddisfatto di se stesso, l'ingegnere, manager, finalmente libero dagli incarichi manageriali, che si può dedicare da ingegnere a costruire una meccanica economica basata sulle equazioni dell'equilibrio generale di Varra. Perfetto, questo è un uomo felice, fa quello che desiderava fare ed è anche forse una delle persone più competenti per farlo sulla base del suo training sia professionale che intellettuale. Al termine del percorso, e ci portiamo al Pareto sociologo, ma io direi anche, come lo dice lui stesso del resto, in un certo senso, filosofo della storia, abbiamo un personaggio che è profondamente disincantato. Si è lasciato alle spalle la militanza politica liberale, non crede più negli ideali progressisti, non crede più nella democrazia, non crede più in nulla. È un personaggio profondamente dubbioso su quelli che erano i punti fondamentali anche della sua dottrina economico-politica, cioè le virtù del liberalismo economico. Certo, è sempre vero per Pareto che deviare dalle condizioni di equilibrio di concorrenza piena o perfetta significa avere distruzione di ricchezza. Però di fronte a questo ci possono essere dei benefici in termini di utilità sociale. Cosa sia questa utilità sociale si può discutere, è un concetto fumoso, sospetto, però qualcosa dentro ci sta. Queste negoziazioni fra l'equilibrio che raggiunge la frontiera efficiente e i possibili vantaggi di utilità sociale si possono fare, sono accettabili. Quindi c'è qualche dubbio sulla sufficienza del principio liberale per dare buone prescrizioni di natura economica. E poi l'ultima caratteristica del tardo Pareto, diciamo di questo personaggio finale che troviamo alla fine della ricostruzione di Fiorenzo, è quello che chiamerei un certo minimalismo economico dell'ultimo Pareto. Cioè alla fine di questa costruzione dell'economia razionale, della grande matematizzazione dell'equilibrio economico generale, eccetera, eccetera. Cioè cosa resta sul piano pratico, cioè sul piano della visione dell'economia e della società come effettivamente funzionano? Ma diciamo normativamente l'unica indicazione o prescrizione a cui il tardo Pareto si riduce è nella formula evitare i mali inutili. Questo è il meglio che un economista può raccomandare e vedremo se abbiamo tempo di parlarne, è il meglio che un economista può raccomandare, ma anche molto poco in un certo senso. Cioè l'economia non ha poi alla fine molte cose da dire su come funziona la società. Le cose importanti da dire per capire come funziona la società stanno altrove, stanno probabilmente nella sociologia, di cui l'economia è solo una piccola parte e di importanza non prevalente, non preponderante.
Ecco, questo percorso, diciamo, da questa figura tutta luce a una figura piena di ombre della vecchiaia, c'ha delle tappe, leggendo i tre volumi di Fiorenzo, mi sono ricostruito, diciamo, una periodizzazione su cui, insomma, si può essere d'accordo, non è terribilmente originale, ma sostanzialmente io vedo due snodi importanti nella vicenda di Pareto. Il primo, gli do anche una data esatta, anche se poi penso che in realtà le cose siano state più graduali, più continue. 1891. Perché 1891 c'è una lettera di Pareto a Pantaleoni, posso dare il riferimento esatto se lo trovo, 6 dicembre 1891, Fiorenzo ce l'avrà immediatamente presente nella memoria. Pareto sta leggendo le bozze dell'articolo di Pantaleone e Bertolini, quello sui massimi edonistici individuali e collettivi. Fa un sacco di osservazioni e fra queste ce n'è una che mi colpisce. Dice: ah, ora capisco la grande importanza della distinzione fra edonismo soggettivo e edonismo oggettivo. Ci pensiamo un attimo, che vuol dire fra esperienza personale, l'edonismo soggettivo, e fra il giudizio di un terzo, più o meno informato, più o meno interessato o disinteressato, sull'esperienza personale di qualcun altro. Questo è un punto fondamentale, un punto basico, da cui, a mio parere, segue una linea di riflessione di Pareto, che è quella che porta alla distinzione fra offerimità e utilità, ordinale e cardinale, individuale e sociale. E quella che porta, se ci riflettiamo bene, non sarà l'unica determinante, ma sicuramente è importante per capirlo, alla distinzione azione logica, azione non logica, che è sempre una questione di concordanza o discordanza fra il soggettivo e l'oggettivo. E poi in ultimo, naturalmente da questa sappiamo, poi parte il grande filone della sociologia come la scienza distinta dall'economia che però la contiene e che alla fine è quella che ci dà le spiegazioni di come funziona la dinamica sociale. E questo è un filone che secondo me parte da questa intuizione del 91, l'edonismo soggettivo e l'edonismo oggettivo. Ci porta al decollo del grande progetto sociologico e qui secondo me c'è l'inizio di una seconda tappa. Siamo ai tardi anni 10 del Novecento, cominciano i primi scritti sociologici di Pareto, poi ci sarà il trattato, eccetera. E qua secondo me viene fuori un altro punto molto importante, che anche qua, insomma, ci vorrebbe più tempo per parlarne, è la constatazione, la scoperta, credo, che mentre quando si ragiona di economia si sviluppa una scienza che segue un criterio unitario. L'economia è unica per Pareto, nel senso che lui la costruisce su uno schema di riferimento che vale indifferentemente per qualunque contesto istituzionale, qualunque tipo di ordinamento sociale. Per convincersene, secondo me, basta leggere i capitoli del manuale in cui Pareto racconta l'equilibrio. Cioè non lo descrive a equazioni, lo racconta. Dice, poi in appendice vedremo le equazioni, intanto ve lo racconto. E fa un racconto per mezzo di categorie, no? I gusti, gli ostacoli, i sentieri, come sono fatti i sentieri, i punti d'arresto sui sentieri, eccetera, eccetera. Salire nell'offerimità più che si può, però forzati a seguire le tracce, i cammini dei sentieri, eccetera, che è generalissimo, è solo in parte rispecchiato dall'appendice matematica, c'è cioè un livello di generalità molto maggiore. Ed è poi la base su cui si può rispondere alla domanda su quali sono le efficienze relative dei diversi ordinamenti istituzionali. No, il problema se l'economia pianificata, centralizzata, l'economia collettivista funzioni meglio o peggio di un'economia liberale col decentramento delle decisioni. L'impostazione del problema che poi svilupperà per esempio Barone.
Ecco, tutto questo si può fare grazie al fatto che l'economia, così come è costruita, definita nel manuale, è unica. Ecco, di contro abbiamo la costruzione mai ultimata, perché il trattato di sociologia è una specie di Sagrada Famiglia di Gaudì, è una cosa, cioè quella l'hanno finita, ma il trattato no, è una cosa non finita, una sistematizzazione che non chiude. Contiene l'economia, ma i rapporti fra le due sono abbastanza complicati. Abbiamo la costruzione di una scienza in cui la prima cosa che Pareto si trova di fronte è la molteplicità delle sociologie possibili. E su questo punto, che secondo me non, io stesso non ci ho riflettuto abbastanza, vorrei avere più tempo per parlarne, è abbastanza decisivo, si vede chiarissimo in quelle quattro paginette del 1913, vi do il titolo esatto, Giornale degli Economisti, articolo famosissimo, il massimo di utilità per una collettività in sociologia, che è bellissimo perché ci fa vedere con una sola equazione che caratterizza il massimo di utilità per una collettività, com'è che passi dal massimo di utilità, o di ofelimità economica, nel senso economico, che è unico, al massimo di al massimo di utilità per la collettività in senso sociologico, e qui di massimi di utilità in senso sociologico ne abbiamo infiniti. Ne abbiamo tanti quanti sono gli individui in una collettività, tanti quanti sono i gruppi sociali omogenei in una collettività. Abbiamo poi in particolare quello del gruppo sociale omogeneo che tiene il monopolio della forza nella collettività, l'elite dominante pro tempore. E questa fa la sua sociologia degli altri gruppi sociali a seconda del tipo di consenso che ricerca, eccetera. Abbiamo al top la sociologia di Pareto, che è una sociologia di questa molteplicità delle sociologie. Qui c'è un'immagine, sto riciclando un'immagine che mi ha colpito molto, che ho letto in Busino. La sociologia di Pareto cos'è? È una sociologia delle sociologie, ma è quindi una scienza del molteplice. Non ha un suo unico schema di riferimento, non ha un criterio unico per valutare le altre sociologie, è una scienza flessibile, mobile, in cui non si capisce bene nemmeno se si arriva all'oggettivo, perché Pareto stesso dice, no, per essere oggettivi in sociologia bisogna ripulirsi di tutti i sentimenti che ostacolano una visione chiara dei fenomeni sociali, però Pareto stesso dice, io credo di essere abbastanza pulito, ma insomma non posso garantire il 100% dell'oggettività. Ora, qual è il risultato di questa contrapposizione fra un'economia che tutto sommato ha una sola strada da seguire e una sociologia che ne può seguire 100.000? Il punto è che lo spazio dell'economia nella determinazione delle dinamiche sociali è minimo, il minimalismo di cui vi parlavo all'inizio. L'economia in sostanza stabilisce all'interno dello spazio degli stati, di un sistema sociale, quella parte dello spazio che corrisponde agli ottimi economici per la collettività. Però dove stia quella parte dello spazio dipende da quanta libertà di azione l'elite pro tempore al potere decide di lasciare agli agenti economici, dipende da come disegna i sentieri, i punti di arresto, eccetera, eccetera. Quindi dove sta lo decide l'elite dominante. Come ci si muove dentro quel sottoinsieme degli stati in cui c'è l'efficienza economica? Questo di nuovo lo decide l'elite dominante, stabilendo qual è la sua visione sociale dell'utilità sociale, e quindi andando a cercare là dentro gli ottimi, per cui stare là dentro, come dice Pareto, ci garantisce che non vi siano mali inutili dal punto di vista economico. Però poi là dentro l'utilità sociale è massimizzata dalla classe dominante sulla base della sua visione dell'utilità sociale. E nel far questo, se ci riflettiamo un attimo, la classe dominante cosa fa? La classe dominante distribuisce mali utili, stabilisce a chi togliere ofelimità, a chi dare più ofelimità.
Mi pare che non si senta più. Ah, ecco, non sono solo io allora. Ah, ecco, sì. Dardi, prova un po' a vedere cosa diavolo succede in queste diaboliche tecnologie. Adesso mi sentite? Adesso sì. Adesso sì. Adesso sì. Devo però concludere, perché penso di aver bruciato abbondantemente 10 minuti, appunto l'ultimo pareto, e poi terribilmente riflesso, precisamente accuratamente riflesso del pareto del 23, che dà il suo avallo all'esperimento politico-sociale di Mussolini, l'esperimento fascista, cioè pareto che decide che sì, si può dare fiducia a Mussolini con molta esitazione, sulla base di un sentimento, sulla base del fatto che alla fine questo tizio, quest'uomo gli ha fatto una buona impressione fisicamente, gli è sembrato la persona giusta al posto giusto. Forse lo conforta in questo conferimento di fiducia anche il fatto che nel governo c'è De Stefani, che insomma è fascista, sì, ma un liberal fascista, e quindi un certo, diciamo, standard di applicazione dei criteri economici liberali lo consente. Però certamente questo è il pareto disilluso, dubbioso del valore dei principi del liberalismo economico, è pareto anche minimalista dal punto di vista delle prescrizioni che si possono ricavare dall'economia politica. Dice sì, evitare i mali inutili, ma ci sono tanti mali utili che dovranno essere imposti alla società. Andiamo a vedere se questo Mussolini azzecca quelli giusti. E per sua fortuna la sua storia finisce nel 23, non si è spinta oltre, insomma, quindi diciamo, è uscito relativamente pulito da quella che poteva essere una compromissione anche abbastanza pesante. Grazie, scusate del tempo, e grazie per l'attenzione. Adesso è Portinaro che deve riattivare il microfono. Mi sa che sta parlando forse con il microfono spento. Esatto, mi sentite? Ecco, ecco. No, sì, tanto ringraziato Dardi, e adesso do la parola a Ilaria Riccioni, che è sociologa alla Libera Università di Bolzano. Abbiamo avuto in apertura un filosofo, in seconda battuta un economista che peraltro ha già parlato molto di sociologia, e adesso sentiamo la voce della sociologa. Prego Ilaria. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio Fiorenzo che ancora una volta mi invita a questi piacevolissimi incontri sui suoi libri. Io ho letto il secondo e il terzo, quindi quello che oggi in qualche modo presentiamo, e il secondo. Il primo non devo ammettere, non l'ho letto, non ci conoscevamo ancora, dunque insomma è un po' andato in secondo piano. E io questo l'ho già detto, sostanzialmente ci siamo incontrati perché io avevo interesse a sviluppare un lavoro su Pareto, dunque mi è stato indicato Fiorenzo direttamente da Busino, e quindi come referente per il lavoro su Pareto, e dunque io sono entrata poi in contatto con Fiorenzo attraverso un suo saggio in inglese, dove si parlava appunto di Pareto forerunner, quindi un'intuizione paretiana rispetto alla complessità sociale. Quindi una capacità di Pareto di andare al di là di se stesso, nel senso che poi il Pareto sociologo è un Pareto che viene appunto, è comunque uno studioso classico che per la sociologia è un riferimento forte, rimane comunque uno dei pochissimi, forse l'unico sociologo italiano conosciuto e discusso all'estero, dunque ampiamente internazionale, e io ringrazio Fiorenzo perché devo dire, a parte questo lavoro poderoso su Pareto, che secondo me va esteso anche ai sociologi, nel senso che
noi appunto studiamo Pareto, ma molto spesso sempre le due o tre cose così, che poi sono in qualche modo da manuale. E quindi secondo me questo qui è un lavoro che invece andrebbe esteso anche appunto alla sociologia di oggi, perché Pareto viene visto sempre ancora come un soggetto che forse all'attualità ha poco da dire. E invece non è così. Quindi una prima cosa che ho trovato estremamente interessante, ma soprattutto in questo terzo libro, quindi ora non so se però questo terzo volume si sviluppa in maniera estremamente, se vogliamo, dialettica tra quelli che sono gli studi paretiani, dunque la sua dichiarazione ufficiale, cioè ciò che scrive nei suoi testi, come presenta il suo sistema sociale, come presenta il trattato, come presenta quella che è la sua idea di sociologia, ma in dialettica con tutta la dimensione epistolare, che di fatto molto spesso va a spiegare esattamente quelle riflessioni che Pareto fa sul suo procedere nello studio della sociologia come punto d'approdo. Allora, io studiando Pareto, leggendo Pareto, sia i suoi testi che il volume di Fiorenzo, devo dire che l'idea di una biografia intellettuale è estremamente, tra virgolette, azzeccata, nel senso il processo proprio intellettuale, il lavoro intellettuale che Pareto fa per capire la realtà che lo circonda in qualche modo e che gli è accanto, potremmo dire, in tutto il suo percorso da studioso. Quindi sicuramente appunto conosciamo un Pareto eclettico, quindi che ha una formazione appunto da ingegnere, quindi un manager, potremmo dire, con il linguaggio di oggi, che in qualche modo già in quel momento, cioè già nel suo agire nella realtà, si accorge di quanto siano complessi i rapporti tra la realtà così come lui pensa che debba essere gestita e quella che è invece la realtà, per esempio, della gestione di un'azienda, no? Quindi in qualche modo si vede nel lavoro di Pareto questo suo far confluire ogni esperienza, che appunto parte dalle prime esperienze della gioventù, in un percorso di conoscenza della realtà sociale, cioè di come funzioni la realtà sociale, di come agiscano gli uomini effettivamente. E qui io più che il sociologo ci vedo, sicuramente c'è un interesse sociologico che Pareto ha fin dai suoi tempi, diciamo, a Firenze, quando chiede di poter insegnare senza essere retribuito all'Università di Firenze, chiede di poter insegnare la sociologia e gli viene rifiutato. Quindi diciamo che questo interesse per questa disciplina, che in qualche modo contiene una serie di altre discipline e che aiuta, o meglio, che è di per sé un'interconnessione tra discipline, cioè che va a cogliere le combinazioni dei fenomeni, come i fenomeni sono tra di loro interdipendenti, in quale misura e come cambia l'interdipendenza dei fenomeni, o meglio come cambia il risultato sociale in relazione all'interdipendenza di questi fenomeni. Quindi questo centro conoscitivo a me sembra che ci sia da sempre in Pareto, cioè c'è un anelito, diciamo, di comprensione della realtà che utilizza progressivamente diversi strumenti e poi approda finalmente quando può, perché poi ci sono anche delle dinamiche, se vogliamo, puramente pratiche,
e da sociologa in qualche modo mi sembra anche di individuare. Cioè, poi di fatto Pareto arriva appunto tramite Pantaleoni, che in qualche modo lo spinge, lo convince anche a prendere la cattedra a Losanna, ma come può Pareto in qualche modo si dedica poi allo studio della sociologia. E lo dice chiaramente, poi lo dirà nel 17, no? Quando fa questo discorso del giubileo scientifico all'Università di Losanna, dove appunto insomma lui dice chiaramente qual è lo scopo dei suoi studi, cioè il capire appunto, lui dice: lo scopo principale dei miei studi è sempre stato quello di applicare alle scienze sociali di cui quelle economiche non sono che una parte, il metodo sperimentale che ha dato risultati così brillanti nelle scienze naturali. Quindi sostanzialmente c'è quasi una volontà di unire queste due culture, no? Quelle che si sono poi definite le due culture, la cultura della scienza in termini di scienza tra virgolette esatta, o comunque dell'economia intesa come scienza della razionalità, dell'agire razionale dell'individuo, e invece la scienza sociale non solo intesa appunto in termini razionali, ma in termini illogici, come lui in qualche modo lo definisce, cioè non irrazionali, ma non logici, dunque non lineari sostanzialmente, non ravvisabili in un'azione che è immediatamente individuabile come da tutti, quindi intersoggettivamente, come mirata ad uno scopo ben preciso. In questo senso, da un punto di vista sociologico, se vogliamo, questo è probabilmente l'elemento che viene più utilizzato di Pareto, no? Quindi l'idea di questa distinzione tra le azioni sociali, questa anche scomposizione molto, molto attenta di Pareto alle varie differenze dell'agire, anche all'interno di un agire logico o non logico. Dunque un'ulteriore scomposizione, un'osservazione di come poi gli individui effettivamente siano mossi, e dunque anche il mutamento sociale, secondo Pareto, qualora ci sia un mutamento sociale. Poi insomma Pareto su questo aspetto non è poi così chiaro, sicuramente lo si ritrova attraverso quelle che sono le azioni non logiche, quindi tutto ciò che viene attivato da questa parte non logica, dice Pareto, se noi non la osserviamo non possiamo capire la realtà, non possiamo capire la realtà che ci circonda, perché il modo di agire collettivo degli individui è in qualche modo all'interno di una complessità che può avere degli elementi di razionalità, ma che molto spesso è una razionalità camuffata da irrazionalità, o comunque camuffata da attraverso, cioè meglio, un'irrazionalità, cioè una dimensione legata al sentimento, alle reazioni, alle idiosincrasie, via dicendo, degli individui, dunque dimensioni soggettive, che però vengono mascherate da realtà razionali e logiche, e dunque apparentemente prive di imprevedibilità. E un altro aspetto che ho trovato molto interessante in questo terzo libro di Fiorenzo, dunque ce ne sono diversi, chiaramente non li posso elencare tutti, insomma, perché è interessante come molti aspetti anche economici all'interno di questo libro vengono messi in relazione dialettica con quella che è una riflessione sociologica sostanzialmente. Quindi c'è proprio un costruire, come Pareto poi fa di fatto,
fatto, perché l'opera di Pareto secondo me va vista esattamente in questa duplice realtà, cioè ciò che ha scritto e ciò che ha scritto rispetto alla dimensione ufficiale di ciò che aveva scritto, nel senso la dimensione epistolare, come lui spiega se stesso attraverso le lettere e dunque le spiegazioni che dà, che gli vengono richieste e che lui non... diciamo dà con estrema generosità in termini di dettagli anche. Quindi dicevo, ci sono diversi aspetti interessanti che appunto non avrò il tempo di elencare tutti. Uno è sicuramente un modo di definire Pareto che Fiorenza ha utilizzato e che trovo molto interessante anche rispetto a come è sempre stato definito Pareto. Cioè Pareto nella sociologia viene definito appunto rispetto a quella dimensione di disillusione, no? Come un soggetto poi sostanzialmente conservatore, ma in termini pessimistici, cioè la società non ha sostanzialmente cambiamento, le élite, insomma, di fatto la circolazione dell'élite è un sistema che tende poi a riprodursi sostanzialmente sempre nello stesso modo. E è interessante quanto dice Fiorenzo, invece di sostanzialmente definirlo un pessimista, lo definisce un anti-umanitario, e questo secondo me è molto interessante perché effettivamente definisce quel tipo di anche di necessità di smascheramento che troviamo in tutte le opere di Pareto, cioè la volontà proprio di smascherare l'apparenza sociale, quello che è l'inganno sociale, tra virgolette, quindi poi al fondo anche questo concetto di anti-umanitario, insomma, sostanzialmente. Un ultimo punto, poi chiudo. È molto interessante nel considerare l'opera di Pareto, sociologo in questo caso, collocare la sua opera nell'ambito appunto del contesto specifico. Pareto, io per esempio ho utilizzato Pareto, o meglio, ho avuto bisogno più di Pareto in relazione alla sua dimensione teorica sulla società quando ho studiato il futurismo, sembrerà strano. Però studiando il futurismo ho avuto bisogno di capire quel contesto specifico come fosse letto dalla sociologia e specificatamente anche la sociologia, tra virgolette, italiana, europea sicuramente. E infatti noi troviamo degli elementi estremamente interessanti, cioè in quel periodo storico che è comunque i primi anni del Novecento, il primo trentennio, se vogliamo, del Novecento italiano, la sociologia è in Italia, allora precedentemente diciamo al regime fascista, la sociologia muove dei passi un po' disordinati, ma sostanzialmente è una sociologia empirica, no? Abbiamo Niceforo, abbiamo insomma una serie anche di studi interessanti che però non arrivano alla dimensione teorica, cioè la teorizzazione è ancora, se vogliamo, debole, ed è per questo poi che ci fu appunto una grossa polemica con Croce anche rispetto a se la sociologia fosse scienza o no, scienza inferma, no? Perché non aveva la dimensione teorica, ecco, era esclusivamente un'empiria, diciamo, poco collegata, poco, diciamo, articolata in dimensione teorica. Pareto sostanzialmente si colloca in questo periodo, si colloca però anche in un periodo in cui la sociologia, se vogliamo intesa in senso critico, e dunque la sociologia che critica e riforma la società, cioè che ha in qualche modo un occhio critico che parte dalla dimensione empirica, in quel periodo, quindi insomma
progressivamente nel periodo fascista, poi anche precedente al pieno fascismo, non è in Italia possibile da sviluppare. E noi questo lo troviamo anche in Pareto, cioè in Pareto troviamo una dimensione teorica, sociologica, che sviluppa una dimensione concettuale, utilizza come strumento la storia, e dunque appunto rivendica un processo storico e la necessità dell'antefatto storico nella sociologia, e però in qualche modo poi non ha una vera applicazione, diciamo, empirica alla sociologia paretiana. Applica, come dici tu bene, Fiorenzo, applica i suoi strumenti del trattato alla lettura posteriore della Prima Guerra Mondiale, no? Quindi in qualche modo cerca di utilizzare quegli strumenti attraverso una storia che, diciamo, lui può osservare. Però la sociologia di fatto non è esclusivamente e solo una scienza descrittiva, e quindi non si serve solo della storia, si serve della storia in quanto antefatto storico. L'antefatto storico per la sociologia è fondamentale, se no non capiamo il contesto e in quale ambito l'interconnessione dei fenomeni che noi andiamo a osservare si colloca. Però ha bisogno di una dimensione empirica, quindi molto spesso dalla dimensione empirica noi riusciamo a vedere le dinamiche nel loro farsi, quindi c'è anche una capacità di visione che poi di fatto Pareto ha, forse suo malgrado, nella capacità di vedere una dimensione della complessità della società moderna, cioè di come ci sia un elemento di complessità che va ben oltre queste strutture, diciamo, che si determinano tra razionale, normativo e irrazionale, vago, no? Cioè poco definito e poco definibile. Quindi secondo me un aspetto molto interessante è anche quello di collocare appunto questo tipo di sociologia paretiana nel periodo e nella relazione con le sociologie di quel periodo. Pareto negli anni 20 fu oggetto di convegni all'Università di Chicago, negli anni 30 ci fu un seminario su Pareto all'Università di Harvard, quindi Pareto è in qualche modo è conosciuto come economista, ma viene molto discusso come sociologo, soprattutto in quegli anni lì. E poi sappiamo appunto Parsons si occupa molto di Pareto e da lì poi svilupperà il suo sistema, no? Teoria dei sistemi sociali. Quindi insomma c'è una discussione estremamente serrata sulla dimensione teorica di Pareto in sociologia, quindi secondo me il tuo lavoro si colloca anche in questi spazi, cioè in questa esattamente in questo processo che poi in Pareto è di fatto anche esistenziale, cioè è un processo esistenziale che si incarna anche nella necessità di comprensione della realtà e dunque nella necessità di trovare nuovi strumenti per leggere la realtà. Ecco, qui mi fermo perché sennò vado troppo oltre. Grazie, grazie Ilaria, e quindi adesso direi diamo la parola all'autore. Ecco, io mi unisco ai relatori che hanno parlato finora, ringraziarlo per questi, ormai possiamo dire non anni, ma decenni di lavoro su Pareto che hanno trovato in questo terzo volume della biografia il loro coronamento. Prego Fiorenzo. Ecco, grazie, grazie per Paolo, grazie Giorgio, grazie Marco, grazie Ilaria. Dunque, il mio intento nello scrivere appunto la biografia intellettuale di Pareto, appunto, non era quello di dare un'interpretazione del pensiero di Pareto, ma era appunto il tentativo di ricostruire Pareto tel quel, cosa che, diciamo,
Finora è stata così, considerata come un'attività in fondo di secondaria importanza. E ne è venuto fuori un menù molto indigesto. Mi hanno molto suggestionato favorevolmente le considerazioni in particolare di Giorgio e di Marco su quella che in fondo è un'incoerenza tra economia e sociologia in Pareto. D'altro canto, penso che Pareto non cercasse il sistema ideologico, quindi l'unica coerenza che per lui era importante era quella del ragionamento logico. Nient'altro, quindi che effettivamente il sentiero economico e quello sociologico siano contraddittori o almeno divergenti, è una constatazione sicuramente solida e spero appunto che empiricamente dal mio lavoro sia venuto fuori. Vorrei però aggiungere che se si vuole cercare qualcosa di, diciamo, di un fil rouge, ecco, in tutta l'esperienza intellettuale di Pareto, c'è la sua passione, la sua adesione profonda al concetto di equilibrio, il concetto che ha conosciuto appunto, negli studi di ingegneria, che ha ritrovato in certe indagini fatte appunto a San Giovanni Valdarno sulle conseguenze di cambiamenti organizzativi della ferriera, poi appunto lo riprende, lo nota, seppure con molte perplessità, negli Élément di Varras, e cerca appunto di ricostruirlo in un modo matematicamente più chiaro, ma appunto evidentemente non è diciamo, l'uso del concetto di equilibrio che gli interessa, e infatti lo riprende per tentare di estenderlo all'intera società. Ecco, quindi se uno volesse avere una chiave di lettura, diciamo, in cui ritrovarsi nel guazzabuglio delle idee paretiane, ecco, questa chiave di lettura, a mio parere, è data dal concetto di equilibrio. Ecco, qui Pareto dà importanza soprattutto dal punto di vista dell'idea. La formalizzazione matematica, per un matematico come lui, era un fatto, era ordinaria amministrazione, mentre appunto questa idea di trovare un modo per esprimere l'interazione tra tutte le parti della società, ecco, è quello che l'affascina. Quindi se si vuole vedere, forse un po' in modo un po' azzardato, un'evoluzione del pensiero di Pareto, ecco, diciamo, il sentiero evolutivo è difficile da trovare con precisione. Però appunto gli ultimi due capitoli del trattato, in cui appunto dà un esempio di come interagiscono residui, derivazioni, eterogeneità sociale e interesse, questo, questi due capitoli potrebbero essere visti un po' come il culmine, ecco, dell'impresa intellettuale paretiana. Appunto. È un culmine appunto, all'insegna di un'applicazione empirica del concetto di equilibrio. Ecco, è quello che mi sento di dire. Io sono davvero grato a chi ha voluto leggere i miei libri con interesse critico. Naturalmente, ecco, l'argomento, ripeto, potrebbe essere trattato in molti modi. Mi rendo conto che il mio modo induttivo è un po' fuori moda, visto che la moda della nostra epoca è l'insegna delle interpretazioni. Ho pensato appunto che però fosse utile
tentare appunto di partire dalla base per studiare a fondo Pareto. E appunto questo modo induttivo, per quanto indigesto, ecco, è mio, quello che mi sono sentito in grado di fare appunto per dare un piccolo contributo alla conoscenza di questo autore, che chissà, magari insomma con la prossima generazione qui rappresentata verrà considerato, come auspicato 50-60 anni fa da Busino, verrà considerato come un autore come gli altri, e quindi da studiare insomma in tutte le sue sfaccettature, ma senza pregiudizi. Ecco, questo è quanto volevo dirvi a semplice titolo di ringraziamento per l'attenzione affettuosa che avete avuto nei miei confronti. Ecco, grazie. Ma io penso che anche se abbiamo il tempo un po' contingentato, ci sia spazio ancora per domande che possano provenire dal pubblico. Se qualcuno vuole intervenire, direi che può semplicemente segnalarmelo. Non vedo sulla chat nessuna richiesta al momento, e naturalmente consento adesso ai relatori di tornare eventualmente con qualche osservazione aggiuntiva. Io potrei soltanto riprendere, ecco sì, adesso ti do subito la parola, anzi ti do immantinente la parola. Prego. Avevo accennato a un orso alle spalle del mio pareto sciatore, forse posso dire due parole sulla belva feroce. Non che abbiamo orsi qui in Islanda, perché in effetti ogni tanto ne arrivo qualcheduno dal Polo Nord su un iceberg e viene velocemente individuato ed abbattuto, perché potrebbe attaccare le persone e soprattutto le pecore, che qui sono ancora più importanti delle persone. Ma quello che è il pericolo alle spalle di questo coraggioso sciatore, che da un lato cerca di produrre un'economia pura di ampio livello, come è stato anche colto da Marco, e dall'altro lato allo sci invece della sociologia generale, che forse addirittura più ambiziosa, benché poi tecnicamente meno ben definita dal Pareto stesso, perché la sociologia paretana vuole poter cogliere ancor più elementi del comportamento umano osservabile. Però alle spalle ci sono delle difficoltà ancora più profonde, che secondo me risultano da questo quadro d'insieme che offrono i tre volumi scritti da Fiorenzo. Una innanzitutto è una certa voluta cecità rispetto ai cosiddetti mali utili che le élite possono imporre, e attraverso il linguaggio stesso dell'economia pura. Per cui, sarà che appunto io vivo nel nord Europa, il riferimento che Fiorenzo fa nel terzo volume, la critica di Wicksell rispetto all'opera di Pareto, è estremamente significativo, perché è stato probabilmente il primo a cogliere come il concetto di ottimo paretiano sia applicabilissimo a una realtà sociale in cui vi è un'elite di individui che
gode dei massimi benefici e una massa immane di affamati volessero migliorare la loro posizione, comunque sia danneggerebbero questa situazione ottimale. E lo so che da un punto di vista tecnico tutto questo può essere reso in termini piuttosto neutrali e inoffensivi, ma dal punto di vista poi della valenza retorica che l'economia ha nella vita politica e ha sempre avuto nella vita politica dell'Occidente, andar contro a una situazione che si definisce tecnicamente ottimale o ottima ha forti implicazioni. E un altro riferimento nordico, e poi mi fermo, così non prendo troppo tempo nuovamente anch'io, è quello al pensatore e all'economista d'origine norvegese, Thorsten Veblen, nato e cresciuto negli Stati Uniti, che negli stessi decenni in cui operava Pareto sviluppò un progetto di comprensione dell'economia e della società sostanzialmente alternativa a quello neoclassico che invece Pareto sposò, sino praticamente a metterlo in un canto e dire comunque spiega troppo poco, diamoci alla sociologia adesso. Ecco, quindi questi sono, se vogliamo, due degli artigli dell'orso alle spalle del povero Pareto che ho così allegoricamente presentato. E mi fermo qui. Posso intervenire? Prego. Grazie. Io volevo fare una domanda. Innanzitutto anch'io mi accodo agli altri che hanno porto i complimenti a Fiorenzo per questo lavoro che è davvero il risultato di tanti, tanti anni di studio. E di studio serio, direi matto disperatissimo, perché io conosco Fiorenzo da forse 20 anni e so bene qual è il suo impegno e qual è stato il suo impegno nella storia del pensiero economico in generale, ma per quanto riguarda la biografia intellettuale di Pareto in particolare. Ecco, la domanda che io vorrei farti, Fiorenzo, è la seguente. Pensi che questo tuo lavoro, così come giustamente descrivi tu, induttivo, quindi un lavoro che vuole essere la descrizione cronologica, da un punto di vista cronologico e contenutistica della storia di Pareto, ma soprattutto della storia dell'economia attraverso Pareto, in quei decenni che sono stati fondamentali per il rafforzamento della teoria economica come scienza. Ecco, pensi che questo tuo lavoro possa aiutare a un cosiddetto Pareto revival, come si potrebbe dire, in questo momento storico che è importante da due punti di vista. Prima dal punto di vista politico e sociologico, e qui c'è il Pareto appunto sociologo che ci viene in aiuto, perché siamo decisamente in un momento di transizione. Come quando Pareto scriveva, eravamo in un momento di transizione dal liberalismo classico ottocentesco alla società di massa nuova, che poi è emersa drammaticamente con il primo dopoguerra, così oggi siamo in un momento di transizione da un postmoderno novecento a qualcos'altro che ancora ha caratteri abbastanza nebulosi, sebbene qualche cosa si intraveda e non è propriamente rassicurante. Dal secondo punto di vista siamo anche qui forse in un momento di transizione che riguarda però più la nostra disciplina, cioè l'economia, esattamente come ai tempi di Pareto, quando si stava costituendo quello che poi divenne molto più tardi il mainstream e che Pareto contribuito a fondare, forse suo malgrado, perché ancora non poteva sapere che poi sarebbe diventato, no, il simbolo dell'equilibrio economico generale. I nostri colleghi economisti, alcuni, non certo quelli presenti qui, conoscono Pareto perché si utilizza da sempre, no, dal primo
corso di microeconomia il concetto di ottimo paretiano, no? Molto spesso non sanno altro che quello, no? Ecco, come allora ai tempi di Pareto si stava trasformando la disciplina da una scienza, diciamo, da una disciplina sociale, che ancora in Pareto è molto improntata verso questa dimensione, ad una scienza dura, tecnica, no? Teorica pura, così adesso molto più timidamente l'economia si sta cercando una specie di pluralismo, ecco, di dare spazio ad altri indirizzi, sebbene non sia molto facile, diciamo così, abbattere un core scientifico, per usare la terminologia di Kuhn, così consolidato. Ecco, innanzitutto vorrei chiederti, pensi che questa comparazione fra questi due tipi di trasformazioni, grandi o piccole che siano, sia legittima, sia sensata, oppure è una mia, così, un mio wishful thinking? E seconda domanda, che poi era la prima dalla quale sono partita, pensi che questo tuo libro e in generale i lavori nuovi su Pareto possano servire a capirci qualche cosa di queste due trasformazioni? Grazie. Ecco, non so se Fiorenzo vuoi rispondere o se vogliamo ancora raccogliere qualche intervento o qualche replica dei relatori. Sì, preferirei che anche altri intervenissero, sì. Poi fatevi avanti. Io qui non vedo l'elenco e non ho dei messaggi. No, a me veniva già la tentazione di dare una parziale risposta a quest'ultima interrogazione. A me sembra che negli ultimi anni, in effetti, sul versante, che è l'unico che io seguo e un poco controllo, della sociologia politica, questo revival sia in atto. Lo si può addirittura giudicare sulla base dei testi che arrivano alle riviste di sociologia in referaggio, o di alcuni lavori, o di così autorevoli studiosi che negli ultimi anni hanno riproposto la riflessione dell'ultimo Pareto sulla plutocrazia demagogica, il saggio sulla trasformazione della democrazia, eccetera. Penso a Eugenio Somaini, che ci sta lavorando da alcuni anni, ma potrei fare anche altri riferimenti. Quindi, da questo punto di vista, certamente la situazione di crisi della democrazia degli ultimi anni è alla luce anche di un riproporsi di quel disincanto sul liberalismo a cui faceva riferimento Dardi nel suo intervento, che è certamente il tratto più caratterizzante del percorso paretiano, no? In questo il parallelo è soltanto, per profondità di analisi, quello di Max Weber, con la differenza che Weber però non partiva dal liberalismo, a differenza di Pareto, quindi veniva da una posizione più nazionalistica, mentre invece da autentico liberale Pareto consuma tutta questa crisi del liberalismo tra la fine secolo e i primi decenni del nuovo. Quindi da questo punto di vista anche vedo un'attualità. Adesso non sta a me rispondere, e direi che... Ho parlato nel buio.
Le ultime battute, forse non... Ah, benissimo. Io non le ho sentite. Le ultimissime battute. Ah, beh, allora è niente. A sentire, io ho sentito tutto, per esempio. Anch'io, assolutamente, fino all'ultimo. Ah, ecco, no. Oggi c'è qualcosa che al di là delle mie... C'è qualcosa che non funziona comunque. Però Fiorenzo, a questo punto ti ridarei la parola perché poi dobbiamo chiudere. Certo, allora molto brevemente. Dunque, in particolare per due interrogativi, come sempre stimolanti, di Gian Domenica. Allora, teoria economica. Economia matematica, poi in sostanza. Penso che Pareto, anzi, ha lasciato qualche traccia alla fine della sua vita di una certa insoddisfazione per un'economia matematica che, nonostante i suoi sforzi, era rimasta, secondo lui, un esercizio letterario. Ma probabilmente lo sviluppo che auspicava non era nel senso di più matematica, quindi non avrebbe forse visto di buon occhio i vari Wald, Debreu, Arrow, eccetera, ma avrebbe probabilmente auspicato un suo sviluppo nel senso dell'equilibrio economico generale, come quello di Scarf, quello, diciamo, coi parametri delle equazioni stimate, un equilibrio economico generale econometrico. Ecco, questa forse era il suo auspicio per uno sviluppo dello schema dell'equilibrio generale. Quindi sicuramente l'investimento matematico fatto su quella teoria, secondo lui, era sufficiente, bisognava svilupparla dal punto di vista statistico. Ecco, mi pare che fosse questa la sua posizione. Ecco, siamo a un secolo di distanza, ancora in epoca di transizione. Cosa può essere interessante dello schema sociologico di Pareto? A mio parere, soprattutto l'idea che le ideologie, cioè le derivazioni, hanno una scarsa efficacia sullo stabilire l'equilibrio generale sociale. Ecco. Quindi, ecco, il dibattito ideologico odierno probabilmente, secondo lui, sarebbe poco interessante. E invece inviterei ad uno studio più serio, più approfondito, ecco, meno fazioso, è dei residui e anche degli interessi. In fondo questa distinzione tra residui e interessi non è così netta come si potrebbe pensare. Ecco, quindi Pareto è sicuramente l'autore dei periodi di crisi, ma direi soprattutto per la sua segnalazione appunto della diversa importanza che gli elementi costitutivi dell'equilibrio generale hanno. Quindi massima importanza per i residui, quindi da studiare, non prende troppo sul serio le ideologie, che non hanno sempre un influsso molto, molto modesto sugli esiti sociali. Questo è quello che vorrei rispondere, se è una risposta alle obiezioni, agli interrogativi di Gian Domenica. Qualcun altro? Forse allora direi che possiamo chiudere, se non ci sono altre... Ringraziando tutti i relatori, devo dire in particolare a Baruchello, vorrei dire, nel nome di Pareto, amante dei gatti, spenda una parola nella sua Islanda in difesa dei poveri orsi bianchi che, insomma, mi sembra non meritino quella fine, dal momento che la loro sorte la stiamo determinando noi con il nostro ben amato cambiamento climatico.
e questo credo che a Pareto l'utilitarismo toccherebbe scritto, anche l'anima di non Pareto. Non ho letto nulla su Pareto, gli orsi, ma probabilmente sarebbe sensibile anche a questo aspetto del problema. Stavo scrivere un articolo insieme. Grazie a tutti, mi scuso per la defiance iniziale, ma chi mi conosce sa che appartiene totalmente al ruolo. Io vengo apposta per fare i collegamenti nel dipartimento, perché non mi fido a farli a casa mia, però siccome nel dipartimento ormai siamo orfani di tecnici, di assistenti, di qualsiasi aiuto, poi mi ci trovo ancora peggio che a casa mia, ma sono un signore che ormai è prossimo al ritiro e invito all'oblio su di me. Grazie e buona serata a tutti.